Salve amiche ed amici e lettori, qui il vostro Santenchan in una breve nota. Oggi, domenica 25 di maggio, alle 15 in punto circa, sono le 14:48, dicevo 25 di maggio, domenica 2014, a mezzogiorno si è registrato un'affluenza alle urne del 16,7%, e un brusco calo nelle affluenze elettorali, non so se in base europea o italiana, di ciò che si registrò alle ore 12 di domenica 7 di giugno del 2009, anno nel quale l'affluenza alle urne è stata del 30%. Quindi è scesa quasi della metà l'affluenza alle urne. Le urne staranno aperte fino alle 23 ed è come io ho previsto in un video di questa mattina, che è molto probabile che gli indecisi non andranno a votare e invece chi vorrà un cambiamento andrà a votare per il Movimento 5 Stelle. Quindi è molto probabile che sbanchino i risultati elettorali con più di 2/3. Perché gli indecisi non votano? Perché fra le liti di PD e PDL non sanno chi scegliere, sono tutti uguali. Invece l'unico cambio lo può dare il Movimento 5 Stelle. Quindi chi non è convinto del Movimento 5 Stelle non va a votare. Chi invece è convinto che gli altri partiti siano peggio, magari non è convinto del Movimento 5 Stelle, ma va a votare lo stesso contro gli altri partiti. Quindi si somma il voto di protesta contro gli altri partiti di chi va a votare comunque per non votare gli altri partiti e vota Movimento 5 Stelle, si somma al voto di chi invece è convinto e ha fiducia nel Movimento 5 Stelle. Invece si sottrae il voto con rispetto agli anni precedenti di chi non è sicuro del Movimento 5 Stelle e non vuole votare per gli altri, e di chi decisamente è sconfortato dalla politica perché non crede negli altri e non ha fiducia nel Movimento 5 Stelle. Quindi la maggior parte degli italiani si presume che sono sfiduciati e non vanno a votare per nessuno. Gli unici fiduciati sono fiduciati dal Movimento 5 Stelle. Chi vivrà vedrà. Anche i partiti e i politici tradizionali vivranno e vedranno. Io mi auguro che tutte queste vittorie al Movimento 5 Stelle gli facciano gli permettano fare dei rinnovamenti radicali. Spero nel futuro. Vediamo che succederà. Ciao dal vostro Santenchan.